Mattina con Carla Ruocco del Movimento 5 Stelle. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno, buongiorno a tutti. Onorevole Ruocco, ma il New York Times vi ha accusato di questa crociata antivaccini e i vostri avversari hanno tirato fuori dalla rete, dove, come è noto, non scompare niente, interviste, pezzi di spettacolo di Grillo, addirittura una proposta di legge. Non vi coglie in contraddizione questo? Ma assolutamente no. La nostra posizione sui vaccini è molto chiara, i vaccini sono fondamentali. Non è assolutamente vero che il Movimento 5 Stelle ha fatto una crociata antivaccino. Per quello che riguarda la posizione di 20 anni fa, non è quella ufficiale oggi che abbiamo ribadito più volte. Semplicemente il discorso è questo, l'obiettivo è portare le persone ad essere informate e a fare una campagna proprio sui territori al fine di dare la possibilità a quante più persone possibile attraverso specifiche raccomandazioni, proprio un modo per far accedere in maniera quanto più semplice possibile le persone a questi servizi fondamentali, a vaccinarsi in maniera consapevole. Questo è l'obiettivo, di espandere il più possibile la conoscenza e la possibilità delle persone di accedere e di vaccinarsi. Per questo altro vostri... è l'obbligatorietà, che ecco, è diverso. Ecco, per questo che... i vostri amministratori sono contrari all'obbligatorietà. Perché l'obbligatorietà è un discorso di coercizione che non collima con l'informazione e con la partecipazione delle persone e dei cittadini in maniera consapevole. Infatti nella regione, una regione come il Veneto, dove è stata fatta proprio una campagna, un approccio con il territorio chiaro e diretto e trasparente, lì si è avuto un ottimo risultato proprio in termini di numeri e di vaccini. Però ottenuti lei e conseguiti. Lei ed io sappiamo che l'accusa che vi si porta è quella di lisciare il pelo alle paure, cioè la paura dei vaccini potrebbe essere strumentalizzata dal Movimento 5 Stelle. La paura non è assolutamente ciò che cavalchiamo, piuttosto il Partito Democratico, che fa di un argomento così serio e che deve essere affrontato in maniera equilibrata un discorso di gazzarra politica. A noi queste polemiche non interessano. Quando si parla di conoscenza non esiste la paura, attraverso la conoscenza si supera qualunque fobia e qualunque paura, ed è per questo che poi i risultati sono migliori. Senta, parliamo di ONG. L'espressione di Di Maio dei taxi nel Mediterraneo ha causato molte critiche, per esempio dal mondo cattolico, eccetera. Lei la condivide? Ma al di là della singola espressione, io non mi attaccherei alle locuzioni. Ciò che è importante è che il Movimento 5 Stelle su questo tema chiede chiarezza, proprio perché i reati che possono configurarsi e che assolutamente non riguardano un intero settore per intero tutte quante le organizzazioni che operano in esso. Il problema è che però ci sono delle anomalie e che va posta a luce, proprio per fare in modo che tutti possano lavorare in maniera tranquilla e non ci siano confusioni su questo. Ha sentito le dichiarazioni di Zucchero, del procuratore Zuccaro, ieri in commissione, che ne pensa? Guardi, il discorso è questo qui, sempre non bisogna assolutamente sfuggire alla verità e alla realtà, bisogna dare la possibilità alle procure di indagare fino in fondo, questo è il nostro punto di vista. Parliamo di legge elettorale, allora a che punto è lo stato dell'arte? Qual è la vostra posizione? Sempre sul legalicum, così detto? Noi innanzitutto i cittadini chiedono di andare al voto il prima possibile, lo hanno ribadito, questo è il quarto premier non votato e non eletto, per cui chiediamo che venga fatta una votazione il prima possibile da parte della gente, che si possa finalmente esprimere su un governo. Detto questo, votato nel 2013, non è che non abbiamo votato. Però di fatto poi abbiamo subito una serie di governi che si sono avvicendati, quindi questo significa che i cittadini, eletti e poi attraverso il referendum, Parlamento. I cittadini hanno espresso chiaramente la volontà di voler spazzare via i vecchi partiti e di chiedere un nuovo tipo di governo, che è giusto che loro in maniera chiara e trasparente esprimano attraverso un passaggio elettorale. Detto questo, c'è il legalicum che darebbe la possibilità di arrivare subito al voto il prima possibile e che tra l'altro non fa i giochetti che invece il Partito Democratico si presta a fare per quello che riguarda il tenere in ostaggio il Paese sulla legge elettorale. Il Paese è
ne può più, vogliamo andare avanti, vogliamo vedere dei provvedimenti in termini nei settori economici, nei settori dello sviluppo e della crescita di questo Paese, non stare incagliati in 10 proposte del Partito Democratico che non si mette d'accordo con se stesso. Sulla proporzionale alla tedesca come la pensate? Ma guardi, noi al di là delle singole proposte che devono essere analizzate nelle sedi opportune, noi per quello che riguarda il nostro Paese abbiamo la nostra proposta, come dicevo, che è legalicum da estendere al Senato, e siamo disponibili anche a discutere su eventuali revisioni di premi di maggioranza che però devono garantire sempre la governabilità e la stabilità di un Paese. È vero che a settembre, come dice Di Maio, indicherete il vostro candidato Premier? Sì, in maniera trasparente, chiara e attraverso un passaggio in rete. Senta, però il sistema della democrazia dei click è andato un po' in crisi a Genova, no? Cioè, i click hanno detto una cosa, Grillo ne ha detto un'altra e alla fine siete andati addirittura in tribunale. Non mostra fragilità questo sistema? Ma non credo proprio. Bisogna sempre andare a vedere il numero di volte, cioè minimale la possibilità che possa essere in qualche modo, possa mostrare dei punti di miglioramento. La maggior parte delle volte le persone sono contente e soddisfatte di partecipare e di potersi esprimere. E le vostre aree di dissenso interno? Genova, Parma? Dissenso interno, quando il Movimento 5 Stelle esprime forme di democrazia che danno comunque la possibilità anche all'interno di potersi esprimere, si parla di dissenso. La verità è che siamo un movimento democratico e che talvolta ci sono punti di vista differenti. Ci sono rimasti pochi secondi, però una battuta su Roma gliela voglio fare. Quando i romani vedranno dei risultati dalla Giunta Raggi? I primi risultati già si iniziano a vedere. Quello che però mi preme sottolineare è che è una giunta ed un governo della città che ha trovato una situazione veramente allo stremo e quindi ci vogliono i tempi opportuni per riprendere e vedere i risultati proprio quotidiani, concreti, sotto gli occhi di tutti. Bene, vi seguiremo. Grazie.